rubriche. Bella Italia. Il nostro consueto viaggio attraverso la bella Italia ci porta questa volta nel parco naturale del Monviso e capitale del Marchesato, ovvero Saluzzo, una piccola città di grande valore storico-artistico, immersa tra le colline della provincia di Cuneo e dominata dal massiccio del Monviso. Saluzzo si presenta come un borgo di collina tipicamente trecentesco, piccole vie acciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari con i loro giardini che ne popolano il centro storico. Il territorio di Saluzzo è ricompreso nella riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso tra Italia e Francia. Si trova dunque nelle terre del Monviso e nelle valli occitane e la politica culturale e turistica della città di Saluzzo dal 2015 si pone l'obiettivo di sviluppare una promozione culturale e turistica integrata e coordinata tra le diverse realtà inserite in quest'area territoriale. Citato per la prima volta nel 1028 come Castrum, in un atto relativo ai possedimenti del Marchese di Torino, si pensa però che Saluzzo sia esistita sin dall'epoca romana. Governato da 14 marchesi, il Marchesato di Saluzzo raggiunse la massima fortuna nel XV secolo, sotto i governi di Ludovico I e Ludovico II. Nel 1511 ottenne l'istituzione della diocesi, diventando una sorta di piccola capitale del territorio. Dopo un breve periodo di decadenza, Saluzzo venne poi annessa al Ducato Sabaudo nel 1601 e poi al Regno francese durante il periodo napoleonico. Saluzzo, la città della musica, ha un vastissimo centro storico ancora interamente costruito secondo la trecentesca architettura urbana, con numerosi poli di attrazione museale e artistica. Di notevole interesse nel centro abitato sono il Duomo e il Palazzo La Castiglia, con i nuovi allestimenti multimediali della memoria carceraria e della civiltà cavalleresca. Inoltre l'antico monastero dell'Annunziata, nel cuore del centro storico medievale, accoglie la Fondazione Scuola Alto Perfezionamento Musicale, college italiano d'eccellenza dove studiare, approfondire, alimentare passioni. Comunque non spiccano solo architetture e musica, ma anche un immenso orto botanico, Villa Bricherasio, una vera e propria opera d'arte nel cuore di Saluzzo, che alle intenzioni scientifiche accosta una particolare cura paesaggistica. Da non perdere inoltre la visita della casa natale di Silvio Pellico, che ha ottenuto il titolo di museo. Infine, nella città della musica, a luglio di ogni anno si organizza il Marchesato Opera Festival, una rassegna concertistica che costituisce una settimana densa di concerti ed eventi collaterali tematici e che coinvolgono vari spazi del centro storico, tra cui musei che, per l'occasione, propongono visite anche serali e particolari spettacoli di animazione. E per il momento è tutto, vi ricordo che questo appuntamento potrete rivederlo su YouTube o anche sul nostro canale tematico Bella Italia. Grazie per l'ascolto e alla prossima! Noi siamo Giornale Radio. Trasmettiamo notiziari aggiornati ogni 15 minuti, senza commenti e opinioni. Scarica la nostra applicazione.